Ciao a tutti e bentornati per un nuovo appuntamento con Street Voice. Domani è Pasqua e noi andremo a chiedere ai turisti come la passeranno qui a Livigno. State con noi. Ciao. Io vorrei soltanto sapere come passerete la giornata di Pasqua a Livigno. No, non siamo di Livigno, rientriamo stasera in provincia di Monza e Brianza. Come mai ha scelto di non passare qua la Pasqua? Perché ho un animale a casa che mi aspetta, quindi per non lasciarlo solo torniamo a casa. Non ha voluto portarlo qui? No, è un coniglio, quindi avevo paura per le orecchiette. Che si tappassero per l'alta quota. Brava. Tanti auguri, signora. Buona Pasqua a voi. Lei il coniglio non lo faccio arrosto? No, no. Buonasera. Occipicchia. Buonasera. Buonasera, da dove arriva, signora? Da Vigevano. Da Vigevano. Io vorrei sapere come si passa la Pasqua qui a Livigno. Non ne ho idea perché noi siamo solo di passaggio. Ma domani lei non sarà qui? Domani non ci siamo. Siamo come mai? Perché siamo a Bormio, abbiamo la casa a Bormio, perciò siamo sempre in vacanza a Bormio. Però la puntatina a Livigno ce la facciamo. Che cosa farà Bormio domani? Che cosa offre Bormio? Domani ci sono i pasquali a Bormio. Questa rievocazione. Una bellissima tradizione. Bellissima tradizione, sì sì. Quindi lei andrà in Piazza del Querce, vedrà la sfilata? A vedere, certamente sì, i pasquali che sono meravigliosi, sono delle vere e proprie opere d'arte, proprio, molto bello. Sì. Pasquetta? Pasquetta è da decidere, magari. Sempre Bormio? Può essere, non so, magari le terme, magari i bagni, piacevole. Una Pasqua rilassante. Pasqua rilassante, così come Livigno. Però. In famiglia. Esatto, in famiglia con gli amici. Va bene, tanti auguri. A voi, grazie. Io vorrei soltanto sapere che cosa farete per la giornata di Pasqua qui a Livigno, che cosa offre Livigno? Ma tanti negozi, tante possibilità di shopping, di camminare, di girare. Domenica di Pasqua passeggiate in centro? Sicuramente, oppure in piscina. Al caldo. Relax, esatto. Non si scia? No, abbiamo già sciato, basta. La neve non tiene più abbastanza? No, direi di no. Va bene, allora tanti auguri. Grazie altrettanto. Ciao ragazze, voi che siete giovani e belle, da dove arrivate? Lecco. Che cosa si fa per Pasqua a Livigno? Siete venute qui appositamente per il weekend? Sì, per lo Snowland. Per lo Snowland, quindi stasera? Snowland. Che cosa ci sarà? DJ famosi. Festa. Bere. Quindi Pasqua all'insegna del divertimento. Sì, siamo giovani. Siete venute qui da sole con i genitori? Da sole, sì. Appartamento, albergo? Appartamento. E ripartirete? È martedì. Sempre Snowland? Sempre Snowland. Shopping? Anche. Sì? No. Quest'anno no. Come mai? E poca neve, esatto. Caldo, non meglio lo Snowland. Sì. Ciao, grazie. Ciao. Sera. Buonasera. Io vorrei sapere come passerete la giornata di domani, considerando che è Pasqua. Passeggiando e spendendo, purtroppo. Tutto il giorno? Purtroppo. Non si mangia, pranzo pasquale? No, sì, si mangia. In appartamento, in albergo, come funziona? Andiamo al ristorante. Ristorante? In appartamento però, andiamo al ristorante. Lei signora si rifiuta di cucinare almeno il giorno di Pasqua? Esatto. E anche tutti gli altri giorni. Vorrei sapere come festeggerete questa Pasqua che è domani. Andiamo da qualche parte a mangiare un boccone. E verso sera, se c'è qualcosa qui, c'è qualche festicciola, girare un attimino nel paese. Quindi pranzo pasquale. Esatto. Va alla ricerca dei proti della Valtellina, che cosa vorrebbe mangiare? Una grigliata, abbiamo già visto più o meno dove andare, vediamo un attimo. Buonasera. Buonasera, Andrea. Italiano? Italiano, sì. Italiano, da dove arriva? Milano arriviamo. Milano. Come passerà la giornata di domani? A casa con degli amici, siamo lì apposta per farla assieme, perciò pranzo in famiglia, messa, passo in famiglia. Ma qui a Livigno? Qui a Livigno, sì, ci troviamo bene. Quindi andrà in chiesa? Certo, sì. La benedizione dell'acqua e del fuoco? Speriamo, sì, le palme le abbiamo prese, speriamo che funzioni per quest'anno prossimo che arriva. No, vorrei soltanto sapere come una coppia romantica trascorre la Pasqua. Noi siamo venuti a Livigno, comunque vediamo la prica. Quindi siete qui in giornata? Sì, assolutamente. E domani cosa si fa? Domani resteremo a Paprika. Mangiamo panini in baita, quindi proprio due cuori e una capanna, vi ho individuato. Assolutamente, sì. Va bene, grazie tanto. Grazie a voi. Buonasera, dove arrivate? Noi arriviamo dalla Svizzera, a Ticino. Dalla Svizzera, qua a Livigno in occasione della Pasqua? Ma noi veniamo tutti gli anni a Pasqua. Sempre Pasqua a Livigno, come mai? Che cosa offre? Tante cose, a noi piace tantissimo sciare, i bambini e tutto, ci offre tutto. Quindi la giornata di Pasqua sugli sci? Sugli sci. Poi pranzo? Pranzo, vari posti qua a Livigno che si mangia molto bene. Per esempio domani, voi non ci tenete al pranzo in famiglia, al ristorante?
No, no, non ci interessa. Meglio panino con salsiccia sulle piste. Quello che viene, sì, sì, va benissimo. Buonasera, mi dica. Mi dica, da dove arriva? Da Sorso. Da Sorso, lo so dov'è. Vorrei sapere che cosa fanno i sardi, li vieni in vacanza? Così a scoprire un altro mondo. Prima volta che... Prima volta, sì. Ma chi gliel'ha fatto fare? Lascia la Sardegna, che in questo periodo c'è quel clima... La Sardegna, io mi sono leggermente allontanato. Leggermente, di brutto direi. Che cosa farà qui a Livigno? Niente, no, siamo solo oggi, un giretto oggi. Cioè lei ha fatto Sorso Livigno in giornata? No, eravamo a Porlezza, da amici. E poi oggi abbiamo fatto una scappatella qua, una passeggiata. E domani dove si festeggia la Pasqua? Saremo là in ristorante, là, con amici. Pranzo tipico, pizzoccheri, eccetera, oppure va alla ricerca del maialetto? Pranzo tipico della zona, il maialetto lo mangio a casa, lo preferisco. Ciao ragazzi, a Livigno in moto? Esatto. In occasione della Pasqua? Sì. Cosa farete domani, un giro in moto oppure? Domani non lo so perché siamo a casa. Siete a casa, dov'è casa? Brescia. Brescia, si torna a casa? Sì, sì, torniamo stasera. Quindi una... Ah, perciò stare... passeggiata, andata e ritorno. In giornata? Sì, è. E domani con i tuoi genitori, con la famiglia? Bisogna vedere. Non ci tiene la Pasqua? Non tantissimo. Non ti regalano neanche le uova? No. Hai avuto un'infanzia difficile? No, un'infanzia difficile no. Però ormai ho quasi 30 anni, cioè... Scusa, anche io, e quindi? Sposa! Le uova a 30 anni non vanno bene? No. Bisogna essere un po' più seri. Buonasera. Buonasera. Da dove arrivate? Tirano. Tirano, quindi qui in giornata? Sì, sì, in giornata. Cosa si fa domani per Pasqua? Si dorme domani. Tutto il giorno? Tutto il giorno, brava. Questa è l'usanza di Tirano o di casa sua? Di Tirano. Allora mi trasferisco. Buonasera. Buonasera a voi. Da dove arrivate? Da molto lontano. Molto lontano. Calabria. No. Allora, Bari e Lecce. Vabbè, allora, quanti chilometri sono? 1250. 1250 chilometri per passare Pasqua a Livigno? No, cioè, per passare una giornata a Livigno e spostarci altrove dove dobbiamo girare per tutto il nord. Per tutto il nord? Certamente. In occasione della Pasqua? Certamente. Domani che cosa si fa? C'è cosa? Domani. Domani stiamo a Teglio, in provincia di Sondrio, a mangiare i classici cime di tagliate con ori, chiedete cime di No. I biscotti. No, biscotti. Lei ha detto biscotti? No, biscotti, come riso, patate e cozze. Non è vero, no. quello è da noi. Quello si mangia da noi, perché con le cozze da noi. Pistrozzi. Guarda, vede un po', non ci vediamo parola. Buonasera. No, abbiamo... Abbiamo la bocca impegnata. No, guardi, ma io la capisco lo stesso. Vorrei solo sapere come trascorrerà la giornata di domani. Niente, domani a tavola. A tavola, in ristorante, a casa? No, a casa. Lei da dove arriva? Da Napoli. Da Napoli, quindi è abituato a quei pranzi che ci si alza alle 6? Un po' comasco, però da Napoli. Quindi è abituato a quei pranzi veri? Sì, belli, belli pieni. Ecco perché mi ha detto a tavola. Quindi il pranzo che si conclude con la pastiera o con la pippa? Con la pippa, sempre con la pippa. Allora non è un napoletano vero. Da dove arrivate? Da Milano. Da Milano, qui a Livigno in occasione della Pasqua? In realtà no, perché eravamo a Bormio e siamo saliti giù Rocky Mountains. E Rocky Mountains, quindi passerete una Pasqua all'insegna dello sport? Sì, serate, sport, divertimento insomma. Ma voi vi fate snow? No, in realtà... Siete spettatori? Ah, sì, spettatori occasionali. Sono venuto qua per l'occasione degli eventi. Quindi Snowland fondamentalmente? Sì, fondamentalmente sì. Perciò stasera DJ Antoine? Vediamo. Domani? Domani non lo so. Gigi Dag domani. Gigi Dag lunedì al Mottolino per il Rocky Mountain. Ovviamente. Quindi solo tra maschi oppure siete anche una... No, in realtà siamo appunto venuti su a casa. Voi due? Due weekend, solitaria. Sì, solitaria. Alla ricerca di due pivelle. Assolutamente, sì. Buonasera. Buonasera. Da dove arrivate? Monza. Monza, qui a Livigno in occasione della Pasqua.
Sì, sicuramente, perché ci piace tanto e siamo venuti. Venite qua ogni anno per Pasqua oppure è prima volta? No, ogni anno veniamo, quest'anno per Pasqua è la prima volta. Come mai avete deciso di trascorrere qui la Pasqua? Perché l'amiamo, questa zona è bellissima e siamo venuti qui apposta. Come spenderete la vostra giornata? Fino adesso stiamo girando per i negozi, più tardi andremo a mangiare pizzoccheri perché abbiamo già mangiato in un... Quindi iniziate a festeggiare da stasera? Sì. E poi ritorniamo in albergo e domani si gira ancora, forse arriviamo a Bormio, vediamo quello che c'è da vedere. Pranzo fuori, pranzo in casa, in albergo, come sarà? Fuori. Lui non se ne parla proprio che rimaniamo in albergo. No. Giustamente in vacanza. Tutti e tre i giorni in giro. Bene, ed è bello stare qui. Quindi passeggiate, shopping e buona cucina. Sì, sicuramente. Buonasera. Buonasera. Da dove arriva? Dunque, noi arriviamo da Lecco. Da Lecco, qui a Livigno per la Pasqua? Sì, siamo in passeggiata, sì. Ma venite sempre qui per Pasqua oppure una nuova esperienza? No, giriamo un pochino, giriamo parecchi posti, sì. In giro per la Valtellina? Valtellina, anche, comunque siamo stati anche in Trentino e in Alto Adige. Sempre per Pasqua? Sì, per Pasqua. Sì. Quindi sempre Pasqua itineranti? Sì, giriamo, pochi giorni però ne approfittiamo. Va bene, allora buon tour. Altrettanto, arrivederci. Ah. Buonasera. Da dove arriva? Non si imbarazzi, ormai l'abbiamo vista tutta, lei è un fumatore. Troppo tardi. Oh, da dove l'ha visto? Da dove arriva? Da Perugia. Da Perugia, come mai qui a Livigno? Per la Pasqua oppure? La Pasqua. Lei la passa ogni anno in un posto diverso oppure? No, vengo spesso qui. A Livigno per Pasqua. Ci chiamiamo Street Voice. E poi? Vogliamo indagare su come i turisti di Livigno passeranno la giornata di domani. Non lo so ancora, forse trekking. Ah, non ho fatto programmi? No, ancora. Lei è uno di quelli carpe diem? Sì, esatto. Lei non ci tiene al pranzo in famiglia? No, non mi interessa. Non si scia? O qua a Livigno. Perché a Livigno si mangia male? No, non sta il pranzo in famiglia. È il ristorante, per esempio. Sì, no, non mi interessa. Buonasera. Buonasera. Da dove arrivate? Vicenza. Vicenza, che cosa farete domani visto che è Pasqua a Livigno? Andiamo a casa domani, mi dispiace. Pasqua in viaggio? No, arriviamo a casa domani. Quindi partite questa sera? Sì, e facciamo Pasqua con i nostri figli. Quindi la Pasqua si passa in famiglia? Esatto. E cosa farà, signora? Cucina lei? Si va al ristorante? No, ho già preparato e sono pronta per l'evento. Insalata di riso? No, assolutamente. Cos'ha? Fegato alla vicentina? No, pasticcio di pasticcio, quello classico. Perciò... Quindi è già pronta, va bene. Allora, tanti auguri. Anche a voi. Buonasera. Vi state riposando perché domani è Pasqua e ci vogliono tante energie. No, sto aspettando le donne che sono a fare acquisti. Cosa farà domani? Di nuovo ad aspettare? No, domani speriamo di no, andremo alle terme. Alle terme? Niente pranzo, colombe? Quello lì è la sera magari, cosa facciamo? Non so. Che cosa si fa? Se vogliono andare alle terme, andiamo alle terme. Anche lei viene trascinata. Non avete tanto potere decisionale voi uomini? No, comandiamo molto poco. Grazie, stiamo in ritardo. No, io corro con voi. Ho sentito dire che lei è piena come un uovo, però Pasqua è domani. No, però io sono già piena oggi. Ci ha pensato in anticipo. Che cosa farà domani? Domani? Digiuno. Pasquale. Digiuno? Assolutamente. Pasquale a Bormio. Ci vuole l'aperitivo. Mi vuole prendere a braccetto. Ci vuole l'aperitivo. L'aperitivo. Poi Pasquali? Poi andiamo a mangiare da qualche parte. No, sua moglie non può. A camminare. Passeggiare, sì. Quindi si mangia, si va ai Pasquali, si mangia e poi si cammina. Si passeggia, sì. A Livigno o a Bormio? Livigno, lungo lago. Latteria fino sul lago. Per smaltire. Certo. Domani pranzo al ristorante oppure in casa? Ma no, penso ristorante. Sì, siamo qua io e lui da soli. Ristorante. Evviva la dieta. E certo. Buonasera. Da dove arriva? Da lontano. Come da lontano? Da dove? Da quanto lontano? Tanto. Per esempio? Marche. Nelle Marche? No, siamo abituati ai pugliesi, ai calabresi, le Marche sono vicine. Che come mai da queste parti? Per la Pasqua? Per la Pasqua, esatto. Per la Pasqua, una tradizione venire a Livigno oppure la prima volta? No, è la terza volta. Che cosa offre Livigno per Pasqua? Sci e spendere i soldi. Quindi lei scierà domani? Speriamo. In mattinata? Speriamo. Poi pranzo in quota al ristorante?
Pranzo in quota o ristorante? Cioè, andare in un ristorante in quota. Esatto. E poi pomeriggio? Pomeriggio proviamo a spendere i soldi. Buonasera. Lei è il portavoce di famiglia, non sono... Ma io voglio parlare con lei. Ovviamente sono una signora, voglio parlare con i signori. Mi dica. Volevo sapere come passerete la giornata di domani. Ma ancora non abbiamo fatto programmi, di sicuro a pranzo a un ristorante tipico a Livignasco. Quindi a mangiare pizzoccheri, polente. Certamente, noi è una vita che veniamo a Livigno. Quest'anno è la seconda volta. Per Pasqua? Esatto. Come mai non ha scelto di stare in Toscana? Per evadere un attimino dalla solita routine giornaliera che facciamo sempre. Con noi, sua moglie? Certo. E gli amici? E la mia bambina. No, siamo solo noi tre. Ah, che bello, quindi comunque Pasqua in famiglia. Sì, no. Sì, certamente. Va bene, tanti auguri allora. Grazie a lei. Arrivederci. Un piacere. Buonasera. Buonasera. Da dove arriva? Da Modena. Da Modena, qui a Livigno per la Pasqua? Sì. Che cosa farà? In ferie. Ferie? Che cosa fa lei quando è in ferie a Livigno? Andiamo a sciare con il mio amico. Quindi di mattina si scia? Sì, domani, però oggi, perché sono arrivato oggi. Allora, ma non ci interessa domani, volevamo sapere il suo programma della giornata. Oggi abbiamo il compleanno della moglie di mio amico, che festeggiamo, domani andiamo a sciare. Pomeriggio? Quello che è mi... Lei non ci tiene tanto alla festa della Pasqua? Le ferie ci tengo io. Ah. Vado di fretta, eh? Noi camminiamo veloci con lei, da dove arriva? Io da Lecce. Da Lecce? Come mai da queste parti? Perché ho la mia figlia a Torino e siamo venuti... A Livigno. A Livigno, non è la prima volta, sono già parecchie volte che vengo. E sono per Pasqua figlia. Sempre? Per Pasqua. Che cosa offre Livigno per Pasqua? Ma io non sto a Livigno, io sto a Tirana. A Tirana, in Albania? A Tirano. Ah, Tirano! Oh, Tirano. E siamo venuti a far visita, mo ce ne andiamo. Quindi in giornata? In giornata. E domani cosa farà? Domani andiamo col trenino... Del Bernina? Di Bernina, da. Una bella giornata in famiglia. Sì, e con la figlia, con i nipotini. Va bene, tanti auguri. Grazie. Non si preoccupi. Ragazzi, da dove arrivate? Da Forlì. Da Forlì, siete qui in occasione della Pasqua? Sì, dai parenti. Dai parenti? Avete parenti di Vignaschi? No, lui c'ha i genitori che sono di Sondalo. E quindi siete venuti a Livigno in giornata? Certo. Domani che cosa si fa? Se magna dove e con? A casa, dalla suocera. Ah, quindi quei pranzi lunghi? Sì, certo, tutto buonissimo, tutto, se deve magna tutto. Qual è la tradizione pasquale a casa vostra? Avete qualcosa di speciale? Chiedo a lui. Che cosa cucina tua mamma? Le tagliatelle. Le tagliatelle con? I funghi. Porcini. Vabbè, chiaro. Vi trattate bene. Certo. Tanti auguri. Altrettanto. Ehi, è arrabbiato? No, vi stavo guardando, stavo cercando di capire di cosa parlare. Cosa vogliono queste due? Bravo. Stiamo parlando della Pasqua. Capiti male qua, guarda. Perché? No, è normale. È ateo? No, ateo no, però non sono uno che frequenta la chiesa. Quindi non è una festività che lei sente particolarmente? Non più di tanto, dai. Perciò non è venuto a Livigno perché è Pasqua? No. Diciamo, sono in vacanza e basta. Da dove arriva? Da Taormina. Da Taormina? Quindi, insomma, ben lontano. Sì, diciamo che 3 giorni fa ero in spiaggia. E... Infatti, ha scelto di passare una... Già non le piace tanto la festività, in più ha scelto di passarla al freddo. Va bene, per cambiare, no? Sì. Che cosa farà della giornata di domani? Gardaland, penso. Gardaland? Sì, penso di sì, con i bambini, con mia moglie. Quindi è un po' lontano, si mette in viaggio? Vabbè, c'ho l'autista. C'ha l'autista? C'ho l'autista. E l'auto blu? No, l'auto grigia, anzi un furgone grigio, 9 posti. No, l'auto blu, quella dei politici. No, 9 posti grigio, non è auto blu, tranquilla. Buonasera. Buonasera a lei. Da dove arriva? Da dove arriviamo? Da Zurigo. Da Zurigo, come mai a Livigno per la Pasqua? Cosa state riprendendo? Noi facciamo un programma che si chiama Straight Voice e diamo voce ai turisti. Ok. Quindi vorremmo sapere come i turisti di Livigno passeranno la giornata di domani. Mangiando. Mangiando tutto il giorno. Confermo, mangiando, rilassando e godendoci Livigno. E poi verso la sera si ritorna. Quindi domani sera si torna? È un viaggio corto. Pasquetta in Svizzera. Sì.
Ah, brava, sì, Pasquetta. Pasquetta il giorno dopo Pasqua. Sì, giusto. Quindi domani si mangia a pranzo fuori oppure cucina la moglie? No, domani non lasciamo cucinare la moglie, sembra che è una cosa spontanea. Lunedì Pasquetta cucino io, la pizza. La pizza? Però lei non è un vero svizzero, ho il sentore. Sono pugliese. Però... lo sapevo. Questi... pugliesi, però... gli svizzeri che cucinano la pizza non ne abbiamo ancora incontrati. Infatti. Che è successo? Come sta? A lui. Chi... voglio sapere come sta anche lei. Ma questo sta male, lo vedi? No? Cosa si vede come sto, malissimo. Ah, una Pasqua sulle stampelle. Che cosa si fa? Si mangia, si beve come antidolorifico e si mangia. Quindi per combattere con l'Aulin ci vuole un bel piatto di pizzotti. Occhi, già fatto. È una cosa bellissima, che abbiamo incontrato dei matti che vengono in pullman dalla Calabria, ok? Vado a cercare a loro. Questa. Voi da dove arrivate? Noi, da Calabria. Anna, hai capito? Ho trovato dei matti. Come mai questo viaggio? Che cosa giustifica questo viaggio così lungo? No, perché siamo tutti insieme, siamo 40-50 persone, quindi per far passare il viaggio... avete cantato? E beviamo. Ripeto. Beh, è una bella vacanza. Bella Pasqua. Divertente. Divertente. Gli autisti no, naturalmente. Gli autisti acqua tonica. Sono, vabbè. Quindi domani si torna a casa? No, adesso. Ci stanno aspettando. Ah, siete in partenza? Sì, sì. Io mi fermo a Roma e poi tutto il gruppo... E mangerete in viaggio? Certo, sì. Certo. Panino con l'anduia. Ma che panino? Abbiamo delle frittate di pasta da due piani. Anche per oggi da Street Voice è tutto, dopo aver sentito come i nostri turisti festeggeranno la loro Pasqua, io vi do appuntamento alla prossima puntata e auguro una buona Pasqua a tutti voi.